Il 2012 per noi è stato un anno difficile perché abbiamo avuto l'azienda chiusa per almeno 2 anni. L'importante è poi poter ripartire, ma le difficoltà sono state veramente notevoli perché lo stabile è stato lesionato. Io ho 2 flashback che ricordo anche con affetto e anche un po' con emozione. Eravamo chiusi e la situazione era grave anche dal punto di vista finanziario. Eravamo veramente in difficoltà. Decidemmo di affittare un container e lo mettemmo nel nostro piazzale. Pensi, un container di 11 metri quadrati, noi avevamo un'esposizione di oltre 1500 metri. Comunque, in questo container mi ricordo poi esponemmo verso la strada provinciale, un cartello mostra aperta. Questo per noi fu una novità, fu un sollievo, praticamente eravamo aperti, anche se la nostra esposizione era chiusa, e quello che più mi emoziona ancora adesso è che, nonostante non potevamo far vedere la merce esposta, ma potevamo solo operare su cataloghi, da allora abbiamo avuto comunque tanti clienti, tante persone che vennero da noi, molti di questi avevano già acquistato negli anni precedenti e quindi in questo modo siamo riusciti comunque ad andare avanti anche con la mostra, con l'esposizione chiusa e quindi siamo arrivati, abbiamo potuto salvare la ditta e quindi poi ripartire. Dobbiamo dire però che il commercio, il nostro settore è molto cambiato, ci siamo dovuti adeguare alla realtà attuale, abbiamo dovuto ristrutturare comunque l'azienda perché adesso è diverso da allora, quindi bisogna ristrutturarsi per poter Certo. andare avanti. Ed ora il Covid-19, signore Gianni, lockdown messi nuovamente a dura prova da questa emergenza sanitaria che poi a caduta libera ha coinvolto davvero ogni comparto, creando la situazione di grave crisi in cui stiamo vivendo. Voi come l'avete affrontata questa crisi di nuovo con la vostra azienda? I negozi hanno 2 possibilità, o si orientano verso il prodotto o si orientano verso il cliente. Noi siamo orientati verso il cliente, questo significa che il cliente è il nostro capitale ed è quello su cui bisogna puntare e quindi è stato naturale pensare come poter proporre un servizio nuovo al cliente. Se il cliente non può venire qui o non potrà venire qui, siamo noi che andiamo a casa sua. Abbiamo pensato di dare anche un nuovo servizio ai nostri clienti che abbiamo chiamato videotour per poter dare la possibilità a chi desidera di visitare il nostro showroom, le nostre sale mostre, stando direttamente a casa su un video WhatsApp. Chi lo farà sarà seguito personalmente, direttamente da un nostro redattore e sarà come se fosse qui, ma stando invece a casa. Casa. In questo format noi ci puntiamo proprio per dare un servizio in più ai nostri clienti. Poi, proprio in questi giorni, abbiamo fatto una partnership con un'azienda con cui collaboriamo da tanti anni. Abbiamo messo online un sito di vendita online di un prodotto ben specifico nostro, proprio perché tutto sta cambiando e soprattutto cambierà dopo, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Con una grandissima creatività, quanto ci è voluto perché le scattasse? Sono io, poi naturalmente c'è mio fratello Giulio Reggiani. Noi abbiamo con noi anche le mogli che sono diplomate in arredamento di interno, che quindi diciamo non è mio, ma è È di un, gruppo. diciamo, a struttura familiare, sono quelle che danno più garanzie. Quindi, signor Reggiani, state scaldando i motori. Di più, siamo qui frenetici, tutti noi, ma come tutti i nostri colleghi, come tutto il mondo dei negozi e degli esercizi commerciali. Aspettiamo tutti il 18 con le porte aperte.